Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi siamo qua con un nuovo primo contatto per scoprire insieme la beta di Sniper Ghost Warrior 3, un gioco che personalmente sto aspettando tantissimo per tanti motivi, tra cui il fatto che il Season Pass è gratuito per chi lo preordina, cosa che non si sente praticamente mai. In questo ambito, però il gioco ha dalla sua anche diversi grandi pregi al di là dell'intelligenza di chi lo sviluppa, per cui direi di non perdere tempo, lanciarci subito nel vivo. Adesso settiamo tutto quello che c'è da settare. Ok, perfetto. La beta propone una piccola parte di quello che sarà il gioco completo. Hanno detto che c'è ancora tanto da migliorare rispetto a quello che vedremo oggi, per cui confido che comunque però il gioco sia all'altezza delle migliori aspettative. Ahimè, sembra che non ci sia l'italiano in questa beta, ma era prevedibile, solamente in inglese. Per il resto direi che mettiamo i sottotitoli. Così io traduco meglio, risoluzione ok. Sto giocando col pad, inutile che ve lo dica. Per il resto, difficoltà normale, va bene. Così, ok, allora io direi di partire, vediamo un po' com'è. Normale, ok. Oh. Sta leggermente accollando la musica, ma adesso la abbassiamo, mi sa. Sì, la abbassiamo decisamente subito. Ma decisamente subito perché non si può. Io odio i giochi in cui la musica sovrasta qualsiasi altro tipo di volume. È veramente fastidiosissimo. Non è cambiato nulla. Ok, adesso finalmente siamo tornati a una condizione accettabile, ovviamente. Io non sto capendo da che parte devo andare. Benissimo, allora. La mappa è chiara. La mappa è chiara. Allora. Graficamente tanta roba per adesso. Almeno in termini di atmosfera. Oh, ecco, si è staccato pure lui dalla musica, meno male. Anche perché era abbastanza inascoltabile. Dunque. Tenere premuto LB per attivare la modalità scout, localizzare nemici, tracce di passaggio, mine e altri oggetti interattivi. Bene, vabbè, io vorrei scendere dalla macchina, per cui va benissimo. Oh. Allora, andiamo a vedere un po' la situazione. Allora, dobbiamo avvicinarci alla nostra safe house. Bene. Sono curiosissimo di sparare il mio primo colpo. Dunque, siamo entrati in un luogo sicuro dove possiamo riposarci, equipaggiare e craftare gli oggetti, pianificare operazioni e rivedere l'intel recuperata. Allora. Scegli e modifica l'equipaggiamento posseduto, compra nuove armi. Quindi c'è tipo l'inferno da poter fare, vediamo un po'. Oh, allora, abbiamo un'arma primaria che può essere. Vabbè, qui abbiamo diversi modelli da comprare, ma che meraviglia. Ma che meraviglia. Allora, io vabbè, direi che per il momento mi tengo quello standard. Poi abbiamo come arma secondaria una K. Un Archer oppure un FM. Cavolo, questa sarebbe tanta roba. Sebbene la K sia forse il più adatto. E la pistolina classica, mi tengo quella che c'è. Coltello, equipaggiamenti vari, gadget. Abbiamo dunque, vabbè, questo drone. E poi c'è di tutto. Dunque, mamma mia. Allora, questo è per riparare il silenziatore. Questa è la granata. La granata fumogena, la granata flash, la granata gas, il coltello da lancio, la mira rimbalzante e il C4. Vabbè, allora, iniziamo a comprare un paio di C4 che Metal Gear insegna che aiutano sempre. Poi, coltello da lancio, costano 4 lire, io non so quanto c'ho. Ah, io c'ho 30.000 dollari, beh, direi che. Granata gas, 29 dollari costano. Poi, un kit di riparazione del silenziatore.
Una granata a gas, Massimo, portiamoci tutto, ma che cosa ce ne frega? Poi, armatura. Ma io direi di prendere un giubbetto leggero. E questo è per il camouflage, è quello per mimetizzarsi, non c'è nulla. Poi, i proiettili. Allora, possiamo scegliere fra proiettili regolari, gli AP, questi sono per le cose corazzate, dunque questi qui sono quelli per marcare i bersagli e questi si aggiustano da solo rispetto a distanza e eventuale vento. Cavolo. Vabbè, allora io direi di prenderci questi. Contro le superfici corazzate ne portiamo via un centinaio. Ma chi più spende meno spende. Allora, di quelli regolari, anche qui una cinquantina, io me li porterei. Anzi, facciamo pure un centinaio. Ok, il massimo che si possa comprare. Poi, per quanto riguarda la K, c'è cioè un solo tipo. La pistola un solo tipo, il coltello un solo tipo, gadget vari, vabbè, io mi porterei il coso di adrenalina, le pillole e il medikit. Vabbè, abbiamo una barca dei soldi. Mamma mia, allora, qua è per craftare cose. Io vi sto facendo adesso vedere grosso modo quello che si potrà fare, ma chiaramente non mi soffermo troppo, se no siamo qua una giornata su cose che a non tutti potrebbero interessare. Poi c'è il tutorial per le telecamere. Possiamo disabilitare le telecamere attraverso, immagino, il drone o la nostra persona singola. Poi il tutorial per il drone. Dunque, il tutorial per sparare. Le skill. Ci sono un sacco di skill. Gli attacchi corpo a corpo. Mamma mia, ragazzi, ma è di una complessità disarmante. Fantastico. Personaggi e fazioni, qua tutti i personaggi sono tutte cose che eventualmente approfondiremo con la versione completa un po' più avanti. E volevo. Andiamo sulle skill, ecco, vediamo un attimo le skill. Abbiamo 4 skill point divisi tra 3 alberi di abilità differenti. No, ho comprato una cosa, non volevo comprare, ma non importa. Allora, l'albero di abilità è sniper. Ghost Warrior, quindi immagino questo qua proprio nell'ombra. Questo è nell'ombra, ma abbastanza letale. E questo qui è per attacchi abbastanza più violenti. Quindi divisi per approccio, io direi che ci facciamo. Ma che ne so, questo qui runner per una diminuzione della stamina più lenta. Questo è per vedere i suoni nella modalità scout. Questo ci permette di respirare, di trattenere il fiato più a lungo. Io direi che siamo pronti. Abbiamo visto tutta la componente un po', come posso dirvi, di pianificazione. Andiamo a combattere un po'. Detto ciò, che devo fare qua? Workbench per creare. Non ci interessa. Voglio andare a combattere. Che devo fare per farlo? Vado a letto. No, non vado a letto. Che devo? Aiuto? Oh, allora dobbiamo usare il computer per attivare le missioni. Allora, wow. Bene, allora dobbiamo localizzare e uccidere il bersaglio oppure raggiungere la struttura di comunicazione. Io direi di localizzare e uccidere il bersaglio. Allora, localizza e assassina il separatista, l'ufficiale separatista chiamato Ivan Khrushchev. Il suo ultimo luogo noto sono, insomma, The Blocks sarebbe praticamente, come dire, i quartieri abitati, diciamo, i quartieri popolari, che potrebbero essere fortemente controllati da delle cellule separatiste. Vabbè, andiamo. Direi che voglio fare questa missione, mi sembra un po' quella più Got some new accesa. intel for me? Separatist monsters out there. We're talking horrific war crimes. JSOC wants them dispensed with where and when we find them. What about the ICC? This is American justice. Shoot first, ask questions later. Yeah, well, I've seen separatist handiwork in the field, so I don't have any questions. Torture and killing of POWs, rape and burning civilians alive. First target on the most wanted list is Ivan Khrushchev.
Ivan Khrushchev, yeah. Rodkey Lyons said I could find him in the blocks. New intel has him moving around the complex. He's deeply paranoid and always travels with a heavy escort. No fancy footwork, John. In and out quickly. Do as much damage as you can and head home. Will do. Out. Allora, praticamente, i nostri consiglieri, i nostri compagni, i nostri assistenti, non so anche come chiamarli, ci hanno dato qualche informazione sul bersaglio che è un po' paranoico, si lascia sempre alle spalle grandi gruppi di guardie che lo sostengono e lo controllano, per cui non sarà facile farlo fuori. Inoltre ci hanno segnalato che dobbiamo entrare rapidamente senza far bordello ed eliminarlo il più rapidamente possibile, per cui è quello che cercheremo di fare dopo questa rapida guidata nei boschi, in cui spero di non morire. Spero di non morire. Ho sbagliato strada, ne sa. Vabbè. Piccolo incidente di per... Mi sento molto di sventura in questo momento. Mamma mia, ma che bordello. Vabbè. Facciamo che andava. Ma perché? Spero che la macchina non si rompa. Mi sa che si sta rompendo. Ma se la macchina si rompe? Mamma mia. Non è successo niente, tutto a posto. Allora, io direi che mi fermo qua e vado avanti a piedi, che mi sembra la cosa migliore. Allora, dobbiamo localizzare e uccidere il bersaglio. Adesso, piegarmi, mi posso piegare. Roger. Allora, dobbiamo recuperare prima un drone. It's heavily guarded. Won't be easy to sneak into the building. Try to find the other way. Maybe you can take him out from a distance. Perché sto senza munizioni? C'è qualcosa di terribilmente sbagliato in tutto ciò. Allora. C'è qualcosa che non quadra. Avevo fatto una scorta enorme di roba, perché non c'è niente? Vabbè, allora a questo punto bene, allora ci porta. Ho sbloccato un po' di abilità, ma allora ci stanno due soldati, ma noi non ci facciamo vedere. A me servirebbero due munizioni, se ci fosse modo. Dunque, qua sono gli oggetti, qua sono gli altri. Io qua posso lanciare un sasso. Non si riesce veramente a capire per quale motivo sto senza munizioni, ma... Ah, intanto potremmo provare a far fuori quei due. Quantomeno per vedere se riesco a prendere qualcosa, ma... Allora, bersaglio 1, 2 e 3. Non sarà facile. Allora, se provassi a salire... C'è un movimento della telecamera allucinante sto gioco. Via. Io vado sul tetto, nel dubbio. Se magari affrettiamo il passo è meglio. Vai. Se capisce comunque veramente perché io sto senza munizioni. Lo scopriremo. Dunque, allora, io spero che se arrivate su sto tetto abbia un suo senso, sinceramente. Ma credo non ce l'abbia. Allora, intanto io col mio fucile posso quantomeno localizzare qualcosa. Non c'è assolutamente niente di interessante. Dunque, io direi... Direi di scendere per le scale, visto che qua è aperto.
A noi servono munizioni. Da 92 metri c'è un nemico. Ma che cos'è? Vabbè, non si può aprire. È uno che sta sclerando per le scale. Va bene. Fai finta che non ti abbia detto niente. Allora. Interroghiamo. Talk or I break you. Ok. Le nostre risorse sono lì, ha detto. Target's down. Nice kill. Now get out of there. A me mi servono le munizioni, però. Ah, ma era una TV. Comunque, ti sento, le nostre risorse sono qui. Io sto continuando a trovare risorse, 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 ma le munizioni, di grazia. Sono uscito senza, ma non c'ha senso. Cioè, io devo fare le cose a mano adesso. Vabbè, devo fregargli un'arma. Non c'ha veramente il minimo, la minima logica tutto questo, comunque. Lasciatemelo dire. Allora, vediamo se... Mio caro cecchino! Bene, e uno. Ok. Quattro proiettili, l'abbiamo trovati. E già mi sembra una gran cosa. Allora, io... Ecco. A teste di proiettili 3, che non sono molto utili in questo momento, ma a noi poco importa. Di questo non ci so colpi. La pistola ancora non ci so colpi. Va bene. Oggetti vari, no. Vabbè, comunque 4 colpi. Mal che vada, considerando che a noi di colpo ce ne deve basta uno. Un po' se... No, non... Comunque è meraviglioso il fatto che io debba aggiustare addirittura la distanza per poter prendere il bersaglio. Cose che in giochi di questo tipo non si sono mai viste. Tra quelli più popolari. Qua è veramente l'essenza dell'essere cecchino, che è una cosa meravigliosa, secondo me. Allora, a noi servono altre munizioni, però. Per cui... Che c'è sta qua? Parti esplosive, 68. Qua non c'è nessuno. Vabbè, io devo andare. Devo andare. Assolutamente. Aia. Aia. Bene, sono praticamente nella tana del lupo. Considerando che io ho 4 proiettili e qua ce ne sono già 4, direi che forse mi conviene andare. Sì, ciao core. Sono una marea di persone. Allora, una buona alternativa potrebbe essere lanciare un sassolino a uno. Abbiamo attirato? Oh.
E vieni dentro, maledetto! Niente! Cretinaccio! Puoi uscire? M'ha visto, su! Vabbè. Vediamo che succede. Chi era? Dunque, direi che distanza 0, 3, 2, 1, proviamo a vedere. Preso. Destabilizziamo un po', destabilizziamo. Vediamo un po' l'IA come si comporta in fase di ricerca. Vediamo che succede. Allora, uno sta salendo. M'hanno visto. Hanno detto open fire, per cui mi ha visto per forza. Allora, uno preso. Abbiamo preso un po' di proiettili. Bene. Aia. Ci sto per rimanere. Niente. Secco così. Drammaticamente secco così. Allora, e proviamo il checkpoint. Per forza di cose, direi. Ah, ecco da qua. Bene. Senza proiettili. Vabbè, io vado diretto. Vado diretta. Non si sa cosa sta ricaricando, visto che non ho proiettili in questa prima fase, ma io direi che no, no. Non avete visto niente. Non avete visto niente. Io non esisto. Sono un'illusione delle vostre menti. Che svolta sta porta aperta. Allora, buoni tutti. Allora, il mio bersaglio attuale sta tra 30 metri. Ma porco Giuda! Ah, mai una cosa semplice, oh. Se io volessi uscire, non lo potrei fare, benissimo. Ma chi è? Ma porcaccio Giuda. Ho finito i colpi. Vabbè. Mamma mia. Ok. Ce l'ho, ce l'ho. Preso. Loot, loot. Ce la farò mai. Aiuto. Mi servono munizioni. Nessuno ha niente. Quanti siete, oh. Bene, mi serve una stanza. Dai, 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 dai. Com'è che si usava il coso? Sì. Medikit, medikit.
Copri il polso, che è quello il problema. Sì, sì. Un altro, ok. E un altro, ok. Avanti il prossimo. Mamma mia, è leggermente... Ah! È leggermente poco bilanciato l'attacco corpo a corpo, devo dire. Ma io perché sono qua? Ero al piano di sopra. Aiuto. Vabbè. Vabbè, quantomeno sto carico de roba. Almeno quello. Allora, l'unica cosa che mi interesserebbe, cioè il cecchino non c'è. Sto giocando a Sniper Ghost Warrior come se fosse Call of Duty, praticamente. Credo di non aver colto proprio in pieno l'essenza del gioco. Allora, medikit. Copri il polso, che se copriamo quello fermiamo qualsiasi problema in altre parti del corpo. Ah. Dovrei uscire dall'altra parte io, teoricamente. Mamma mia, no, pessima idea. Là c'è una macchina. Io potrei buttarmi sotto la macchina. Niente, nell'acqua non ci si può piegare. Mamma mia. Calma. Calma e sangue freddo. Là c'è un cecchino, è quello che avevo. Uno è andato. No. Mamma mia. Ok. Chi manca? Non è che mi hanno detto di non fa casino. Si era raccomandato l'amico via radio. Non fa casino, ovviamente. Sai qualcosa da cecchino? No. A 92 metri c'è il mio bersaglio. Aia. Pieno. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè. Bene, beh, io direi, ragazzi, che forse ci possiamo fermare qua, nel senso che mi sembra un gioco che per un primo contatto non è proprio adattissimo, nel senso che richiede una pianificazione che io non ho modo di fare in questo momento perché i tempi sono abbastanza ristretti, però quantomeno di che cosa ci siamo accorti con questa beta per il momento, che è un gioco estremamente realistico. Al di là del combattimento corpo a corpo, che magari è un po' troppo accessibile, un po' troppo easy e semplificato, che è un gioco che richiede tanta pianificazione, che è un gioco che non deve essere affrontato alla cieca e in maniera molto aggressiva come magari sto facendo io, e che è un gioco in cui ecco, meno male, mi sono smentito subito sul discorso dell'attacco corpo a corpo. Mamma mia. Ed è un gioco in cui la pianificazione a lungo termine può essere determinante per la buona riuscita di una missione. Per cui io devo dire che lo seguirò con interesse. Spero di portarmi a casa la versione completa a brevissimo, perché appunto è un gioco che secondo me potrebbe veramente ritagliarsi un posto importante in un mercato di shooter che ormai li vede un po' tutti simili. Questo è molto diverso, molto più tattico, molto più profondo. Basta vedere appunto il discorso delle munizioni, insomma. È un qualcosa che praticamente nessuno shooter ti permette di fare, quello di sceglierti il tipo di munizione da portare. Per cui anche solo quello, considerando le skill, e che qua parliamo di una missione che io ho affrontato malissimo, ma che sembra avere diversi approcci possibili, insomma, è un gioco che sicuramente meriterà una seconda occhiata al momento del lancio ufficiale. Detto ciò, ragazzi, niente, io vi invito a farmi sapere cosa ne pensate. Vi lascio il link alla pagina Steam del gioco in descrizione, ricordandovi poi che il gioco sarà disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. Detto ciò, fatemi sapere che ne pensate, noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.